Ed ora parliamo di un fenomeno che si sta diffondendo, sono sempre più numerose le TV di quartiere, persino di condominio. Elisabetta Mirardi. Sono molto appassionato della nostra città, faccio la storia di Bologna. Faccio ricette un po' antiche. Amano definirsi il vero elisir della libertà di comunicazione e non c'è dubbio che le televisioni di strada godano di un ampio margine di autonomia. Palinsesto fatto in casa, preferibilmente dall'intero condominio. Film, assemblee, notizie di quartiere. Non è che viene giù tutta la famiglia quando c'è un'assemblea condominiale, viene in genere il capofamiglia, però tutti gli altri che non vengono possono assistere in casa comodamente davanti al televisore allo sviluppo della loro assemblea condominiale. Stando alla leggenda, tutto inizia con un caso di cronaca. Una coppia di sposini sta guardando un video sulle vacanze quando improvvisamente il filmato privato viene visto in TV dagli altri condomini. Nessun mistero, nella selva dell'etere restano libere alcune frequenze e loro ci si infilano dentro. È un emittente che trasmette dentro un piccolo raggio e prova a ricostituire la comunità dentro la comunicazione che parte da persona a persona, mettendoli in contatto tra di loro. Illegali. Per trasmettere, la legge Mammì obbliga infatti a concessioni governative. Loro si appellano all'articolo 21 della Costituzione, la libertà di pensiero, e una sentenza gli ha dato ragione.